Papa Francesco sta molto male. Ecco le vere condizioni di salute del pontefice. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Papa Francesco ha vissuto un momento di notevole preoccupazione durante la sua terza udienza con un gruppo di comunicatori francesi. Nonostante la sua voce affannata, il pontefice aveva il forte desiderio di pronunciare i discorsi previsti nelle udienze, ma purtroppo così non è stato. Prima di approfondire le condizioni di salute di Papa Francesco, ti chiediamo di rimanere fino all'ultimo perché faremo una particolare preghiera di guarigione per lui. La preghiera più potente del mondo. Tuttavia, proprio quando sembrava che la giornata procedesse senza intoppi, un'ombra oscura si è proiettata sulla salute del Papa. Il Sommo Pontefice ha dovuto interrompere la lettura del suo discorso a causa di un improvviso e preoccupante problema di salute. Con voce sincera, ha confessato di doversi fermare, dichiarando a tutti i presenti: «Vorrei leggere tutto il discorso, ma ho un problema e non sto molto bene al momento». Questa improvvisa sospensione ha gettato nella preoccupazione tutti i fedeli presenti. L'annuncio della salute precaria del Papa ha suscitato domande e timori nella comunità. Mentre tutti si chiedono cosa possa essere successo, la preoccupazione per la salute del pontefice rimane palpabile. In questo momento di incertezza, uniamo i nostri cuori in una preghiera. Recitiamo insieme il Padre Nostro, chiedendo guarigione e benessere per la salute di Papa Francesco. Che la nostra voce si unisca in un coro di speranza e sostegno per il nostro amato Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.